Gaggiatalo, l'hai voluto tu, ti distruggerò. Ragazzi, iniziamo la preparazione contro Gaggiatalo. Ho 20 giorni di tempo perché, ragazzi, giorno 10 mi fermerò e iniziamo con l'allenamento Spaccaiatarov. Ragazzi, allenerò il braccio 4 volte al giorno. E voi dite, ma è possibile? Sì. Se non l'hai capito, Gaggi, il campionato di Spagna per me è stato un allenamento. Un allenamento, dato che io non ho la possibilità di allenarmi con gente forte. Ho avuto, diciamo, la possibilità di stare lì e fare delle prove per poi aprirti il braccio a te. Perché se non l'hai capito, l'obiettivo è Yatarov. Allora, iniziamo subito. Come vedete, questo qui lo faccio la mattina, prima di andare a colazione, poi prima di andare a pranzo, poi vado in palestra e poi prima di andarmi a dormire di nuovo un'altra botta spaccaiata, ragazzi. Diamo un pumping di 50, a volte di 100 ripetizioni, così, così. Yatarov, quel braccio te lo spacco libero. Altro che fai le sfottò, hai vinto i vecchi. Appena ti prendo, ti disintegro. Avete capito, ragazzi? Lui sembrava che stava andando a sfidare il primo che passa nella strada. Gaggi, se non l'hai capito, il braccio diventerà come la pietra. Appena ti stringerò la mano, te la sbriciolo quella manina. L'importante è che la mano, ragazzi, la mano e il polso, questo movimento. Diamo, ragazzi, perle, due volte, diciamo, già l'ho fatto prima di fare sto video, ho finito, ragazzi, ci do due serie così e poi, ragazzi, aumento sempre l'intensità, vado aumentando sempre l'elastico per cercare di arrivare, ragazzi, l'altra settimana con l'elastico più forte. E poi naturalmente tutti i giorni in palestra a fare tutti gli allenamenti che ho fatto sempre. Però gli do, ragazzi, una botta in più alla mano, perché la mano la devo migliorare, la mano la devo migliorare. L'avevo lasciata perdere, però ragazzi, la mano la devo migliorare e sarà fatto, sarà fatto. Yatarov, non hai chance. È inutile che vai al parco Porada a cacciare le mosche là con quelle cose.
Connections.